residenza protetta, quindi da una residenza alberghiera che può ospitare persone autosufficienti a una residenza che può ospitare non autosufficienti, che è quello che oggi ci chiede il nostro territorio, tant'è che abbiamo circa 4 mesi di lista d'attesa nelle strutture residenza protetta come una parte di Teramo e Civitella del Tronto. Le procedure d'accesso? Le procedure d'accesso, innanzitutto oggi dopo l'inaugurazione dobbiamo superare la verifica della ASL di Teramo, che certifica che le nuove stanze, i nuovi bagni sono a norma rispetto alla normativa. Fatto questo, dobbiamo passare tramite la Regione Abruzzo per l'accreditamento sul budget, perché sulla residenza protetta c'è una compartecipazione da parte della Regione Abruzzo, e a quel punto si fanno le normali richieste presso le nostre strutture, dove il familiare viene qui con la cartella clinica dell'anziano, del futuro ospite. C'è una certificazione da fare con la ASL che si chiama UVM, che certifica appunto la non autosufficienza dell'ospite che vuole accedere alla nostra struttura, e una volta arrivati rispetto al graduatorio della lista d'attesa si entra.